Siamo stanchi e pensiamo che a fine anno, se non ci sarà una soluzione concreta anche da parte delle istituzioni, da Arezzo anche, ovvero dalla questura o da un prefetto, toccherà chiudere. È tanta l'amarezza e l'esasperazione dopo l'ennesimo raid al Dinner Café di San Giovanni Valdarno, il terzo colpo in poco meno di 6 anni. I malviventi nella notte hanno forzato la porta d'ingresso sul retro, sono entrati e hanno rovesciato i cestini della spazzatura, svuotato cassetti, danneggiato il registratore di cassa e per finire aperto una bottiglia di limoncello. Abbiamo ricevuto una telefonata dai carabinieri San Giovanni Valdarno e ci hanno avvertiti che c'è stata questa infrazione dentro la nostra attività. Siamo venuti qua e abbiamo visto tutti i danni che avevano fatto, sempre dalla stessa porta, che purtroppo telecamere non ce ne stanno perché ci sta una che va a coprire l'ascensore e due di fianco, una a destra e una a sinistra, però questa entrata è proprio quella più morta, diciamo, dell'attività. Già si era chiesto più volte anche di avere una telecamera proprio che riprendesse qui, però tocca sempre aspettare. Magro il bottino, di soldi ce n'erano pochi, ingenti invece i danni. I danni sono visti già così, quantificati, già una bella cifra a confronto delle altre 2 volte. E ci siamo rimasti, non siamo arrabbiati, ma delusi, perché già quest'estate abbiamo avuto anche atti vandalici, già presentati sia alla giunta comunale, al sindaco, che loro hanno provveduto a fare quest'estate un controllo dei vigili anche notturno fino alla mezzanotte. Però purtroppo dal mezzanotte in poi è quello che succedono le cose più grandi.